spaventate sull'unicorno. Sapeva che l'imperatore Genghis Khan, dopo l'invasione dell'India, fu riportato indietro proprio da un unicorno. Fu un vero miracolo. Genghis Khan, non fu quello che poi diventò capitano della squadra pakistana di cricket? Che ignorante. Se ci sono altri miracoli nel libro, Esme, forse ce n'è uno anche per me. Per esempio, quello di trovare una nuova sede per il centro sanitario della nostra comunità. Niente di nuovo, eh? Secondo le teorie di questo libro, l'unicorno è strettamente associato alla medicina, quindi potresti provare a darci un'occhiata, Shirley. Frank, apri bene gli occhi quando passerai sulla strada per Magnolia Whale. Oh. Come vanno le cose? Oh, la signora Richmond sta ancora fissando il vuoto. È lo shock. Ha saputo di colpo che suo figlio è omosessuale e malato di AIDS. Già. Le sono piombate addosso due catastrofi travolgenti in una sola volta e credo che sia proprio crollata. Sì, ma è sempre una madre e credo che si riprenderà. E come sta il signor Richmond? Beh, dalla prima reazione che ha avuto, credo che quell'uomo soffrirà molto per riuscire ad accettare la realtà. Oh mio Dio, perché così tanta rabbia quando avrebbero bisogno uno dell'altro? Aspetterei ancora un po' a venire qui, Katie. C'è sua madre a fargli compagnia in questo momento. Ma sono sicura che se passi nel pomeriggio gli farai molto, molto piacere. Va bene, arrivederci. Ho ordinato altre 3 dosi di petidina. Dovrebbero far star meglio la signora Owen. È andato via, Chris? No, è qui intorno che sta vedendo se può essere d'aiuto per risolvere la situazione tra Stuart Richmond e sua madre. E Jessie dove l'ha lasciata? Dunque, l'infermiera Gardner era stanca morta fino a quando non ha incontrato il dottor Kuros, che le ha sorriso in modo disarmante e le ha chiesto aiuto. Così lei ha deciso di andare a Camelot a fare la babysitter. Un sorriso così è una grande risorsa per un genitore sano. Dai, smettetela di parlare di me, voi due. Come va il paziente? Sta rispondendo agli antibiotici. Potremmo dimetterlo tra pochi giorni se la sua famiglia deciderà di collaborare. Bene. Penso che sia il momento di stimolare un po' la conversazione. Beh, non sapevo se interferire. Maggie è molto brava in questo. Va bene, infermiera, ci penserò io, grazie. Salve, Stuart. Come si sente? Immagino che sia stato un brutto colpo per lei, vero, signor Richmond? Posso capire il suo stato d'animo. Mi dica pure se c'è qualcosa che posso fare per esserle d'aiuto. Forse potrei spiegarle. Il dottore mi ha garantito che, salvo complicazioni, potrà rimettersi in piedi nel giro di pochi giorni. Voglio tornare a Sydney. Forse sarebbe meglio se prima restasse a casa, almeno per qualche giorno. È impossibile tornare a casa. Perché non prende una tazza di tè? È stata una giornata faticosa, signora Richmond. Grazie, capo infermiera, no. Mamma, penso che papà probabilmente ti voglia a casa adesso.
resistessi a quegli stimoli e chiedessi perdono a Dio, io potrei dimenticare. Mamma. Ma tuo padre non lo farà mai. Stai attenta a non sporcare il libro della signorina Watson. Mi leggeresti una storia sull'unicorno? Ah, non posso mentre facciamo i popcorn, ma te ne racconterò una. Dov'è il grano? Comincia. Ok. C'era una volta, in un parco nazionale, un bellissimo unicorno che si chiamava... Come si chiamava? Pippa. Può essere Pippa. Come fai a saperlo? In che zona del parco nazionale? Oh, in una speciale zona piovosa della foresta, vicino ad un ruscello. E quando gli animali erano malati, andavano a bere l'acqua di quel ruscello, perché l'unicorno era un simbolo di purezza e anche di salute. Vieni in braccio. Però Pippa si sentiva molto sola, perché era rimasta l'unico unicorno esistente al mondo. Cosa era successo agli altri? Della gente stupida li aveva uccisi per le loro corna e perché la loro pelle li proteggesse dal grande freddo. Oh, è crudele. Perché Pippa non ha avuto un piccolo unicorno? Ora te lo spiego. Un giorno una piccola ragazza che credeva agli unicorni trovò un libro magico e fece una magia. Trasformò un bellissimo palomino in un unicorno. Lui si perse nel parco nazionale, arrivò alla vallata di Pippa e fu amore a prima vista. Ed ebbero un bambino unicorno? Ah, non lo so, ma spero tanto di sì. E tu? Oh, sì. Che buon odore. Oh, l'olio. Aspetta. Popcorn e unicorni. Stanotte non dormirai, vero? Sì, invece. Perché andremo a prendere Freya domani mattina presto. Chi è Freya? È la figlia di un nostro amico. Lei e Jesse sono cresciute insieme. Poi, agli inizi di quest'anno, la famiglia ebbe un incidente di macchina. E suo povero fratellino Paul morì. È terribile. Già, dopo l'incidente Freya ebbe come conseguenza una forma di afasia. Vale a dire una forma di mutismo. No, lei non può solo parlare. È seguita da uno psichiatra infantile da alcuni mesi, ma ha ancora una lunga strada da fare. Forse le farà bene trascorrere del tempo insieme a Jesse. Perché non saltano più? Oh, penso di averne messi dentro troppi. Non sono mai troppi popcorn per Jesse, vero? No. Ti ho detto di lasciare stare i piatti, li farò io più tardi. Non importa. Credo che dovrei telefonare a Wendy per rimandare. Faremo il barbecue un'altra volta. Tanto dovevo aggiustare il trattore. Vai tu. Buonasera, Jane. Sono passato solo per avere notizie di Stuart. Ho pensato di prestargli la mia TV portatile. C'è Bob, Vic. Ah, buonasera, Vic. Sono Bob. Spero di non disturbare. Sì. È proprio una sfortuna che Stu si sia ammalato quando avevamo organizzato questa grande riunione. Sì, infatti. Adesso purtroppo tornerà a Sydney. Non sarà mica grave, è vero? Solo un'infezione. Ah. Oh. Che peccato se ne vada. Facciamo un salto a club se ti va. No, grazie. Stasera non mi sembra il caso. Vai, Vic. Non vorrai stare qui tutta la sera a guardare la TV. Gli amici ti aspettano, vecchio mio. Bene, andiamo allora. Aspetta un momento. Che è successo qui? Sono spariti i trofei. Ah, Stuart se li porterà via con sé. Torno presto, tesoro. Buonanotte, Jane. Cos'è che farai? Gli farò fare una pausa. Oh. Perché devo fare queste cose da solo? Credevo che fosse a guardare il cricket. Cookie ha chiuso il bar. Allora siamo andati da Bob. Non è stato piacevole. Ho dovuto accompagnare a casa un paio di loro che erano fradici. Perché c'era Frank giù in strada con il palloncino. Sei stato molto gentile. Credi che un toast ti farà sentire meglio? No, grazie. Non mi sarei sorpreso se ieri sera ci fossero state apparizioni di unicorni nel parco nello stato in cui erano. Ah, non ricominciare adesso. Mi sono solamente inventata un raccontino su Pippa. Ma devi proprio mangiarlo davanti a me. Il burro di arachidi sul toast è poco romantico. Senti chi parla, l'esperto in bevute notturne. Non so dove ti sei fatta quest'idea. Ora senti, dimmi se ti sembra un messaggio chiaro per Warwick. Credevo non gli avresti risposto. E perché no? Caro Rick,
Non so dirvi... Aspetta un momento. Cos'è quel caro Rick? Io l'ho sempre chiamato così. Ah, è troppo familiare. Può evocare ricordi appassionati. Caro Warwick, avere tue notizie dopo così tanto tempo è stato come un fulmine a ciel ciel. No. E qui c'è troppa emozione. Capirà di aver risvegliato qualcosa in te. Beh, tu come cominceresti? Io direi che ho ricevuto la sua lettera in data eccetera eccetera e che devo declinare il suo invito di entrare in ulteriore corrispondenza dovuto a un mio futuro fidanzamento. Se questo è il modo in cui tratti i sentimenti, non mi stupisco che tu sia single. Sono un esperto di donne. Molti ragazzi vengono a chiedermi consigli. E il tuo problema, Lucy, è che non sei sicura di voler spingere questo Warwick. In fatto di donne, Rhett ne sa molto più di te. Cosa ha fatto questa volta? Ah, solo mancanza di tatto e sensibilità. Sei riuscita a dormire? No, non ho fatto altro che pensare a Stuart. Capisco. Vuoi mangiare qualcosa? No, grazie. Oh, Cathy, è sempre terribile vedere morire qualcuno. Io una volta ho fatto l'infermiera a un ragazzo che era malato di AIDS. E lui non aveva nessuno. Era così disorientato e spaventato che una notte l'ho tenuto tra le mie braccia e ho pianto insieme a lui. Sai, Lucy, io spero che abbia accanto una come te alla fine di tutto. Perché non credo che la sua famiglia sarà insieme a lui. È importante non forzare Frey a parlare. Ha bisogno di sentirsi accettata. Veramente sono un po' nervosa, dottor Elliot. Con Jessie lei è sempre riuscita ad anticipare tutte le sue richieste. È una bambina stupenda, vero? Ciao, Jessie. Freya è sull'aereo, ho avuto la mia stessa hostess di volo. Questi, Freya, sono la signora Watson e il dottor Elliot. La signora Watson starà con te e con Jessie quando io sarò al lavoro. Ciao, cara. Stavo raccontando a Freya dei nostri animali. Lei non aveva paura di Cuddles o della vecchia odorosa Doris. Ma certo, tesoro. Guardate, ho fatto dei buonissimi biscotti per la colazione di domani mattina. Sono quelli che faceva anche la mia nonna, vero? Non li ha più fatti perché facevano scricchiolare i denti di Poppy. Oh, ma pensa un po', mio nonno aveva lo stesso problema, che strano. Allora noi andiamo, mi dia un colpo di telefono se ci sono problemi. Oh, sono sicura che andrà tutto molto bene, vero tesorini? Bene, volete che vi mostri dov'è il bagno, signorine? Non importa, tanto ci siamo già andate all'aeroporto. Ciao. 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 Cosa sta succedendo qui? Il tè. Lei ci ha chiesto di fare il tè. Non mi sembra il caso di andare in giro per l'ospedale vestiti come se fosse martedì grasso. Stiamo solo prendendo delle precauzioni. Bene, allora seguitemi. Maggie, abbiamo un problema in cucina. Sì. Ne abbiamo uno anche in corridoio. Bene, Janet. Mi spieghi, per favore, quali sono i problemi della cucina? Beh, noi pensiamo che dovremmo usare stoviglie posate usa e getta con i malati di AIDS. Ed è per questo che occorre quella ridicola tenuta. Ma Luke si vedeva così. Avrei dovuto immaginarlo. Evidentemente non è bastata tutta la spiegazione di ieri a farti capire che in ogni caso non corri alcun pericolo di contagio dell'AIDS dal signor Richmond. E se c'è della saliva sulle tazze o sulle stoviglie? Ho letto che si può prendere anche così. I piatti e le posate passano in una lavastoviglie industriale che scalda l'acqua fino a 80 gradi centigradi. Se andate in un ristorante non avete la stessa garanzia. E se per caso ci toccasse? Glielo spiega lei, infermiera Garner. Sentite, noi non indossiamo mai vestiario protettivo, a meno che non dobbiamo lavorare a contatto con il sangue infetto o con altri fluidi corporei. Ascolti, infermiera, mio marito ha detto che non vuole avere niente a che fare con me se mi avvicino a quella stanza. Janet, dovresti sapere che la pelle agisce da grande barriera contro l'infezione. Il virus dell'AIDS può contagiare soltanto se la pelle è lacerata, se ti tagli o se ti procuri una ferita d'ago, e ti garantisco che abbiamo adottato delle procedure molto rigorose per evitare tutti questi incidenti. Mi dispiace, ma non voglio che quel ragazzo rimanga... Insomma, non ci sembra giusto. Adesso tornate al lavoro, toglietevi quelle maschere, andate nelle camere e continuate a servire il tè. Ne riparleremo più tardi. Maggie, Andrews dice che tutto il personale della cucina minaccia di fare uno sciopero. Vogliono un indennizzo per il rischio.
signorina Kuros, come si dice adesso? Scusa. Ah, tutte e due fuori allora. Non si devono toccare i fornelli, lo sapete, no? Bene. Cosa posso fare per lei? È per Vic. Ha passato una notte terribile e non ha dormito. Forse può darmi qualcosa per lui. Io lo visiterei prima di prescrivergli qualcosa. Anche lei non è proprio in ottima forma, vero? Oh, dottore, mi dica dove ho sbagliato. Lei non ha proprio sbagliato niente. Mi sono sempre chiesta perché. Eppure lui è un bel ragazzo. Perché non ha mai avuto una storia con una donna? Se me lo avesse detto prima, avrei potuto evitare che questo succedesse. No, non avrebbe potuto. Mi dispiace. No, davvero. Se noi incoraggiamo i nostri figli a crescere indipendenti, allora dobbiamo accettare che facciano la loro vita. Lui non dovrà rimanere a lungo qui in ospedale, vero? No, dovremo dimetterlo tra qualche giorno. Quando la gente lo saprà, non vorrà più avere niente a che fare con noi. Avete un sacco di amici a Wandin Valley, fidatevi. Lei pensa che sarà dura, vero? Ma io ho il resto della famiglia da considerare. Non è che non mi preoccupi di Stewart. È che sono così confusa dentro e amareggiata. È una reazione normale. E Vic, credo che tutto questo potrebbe ucciderlo. So che la sta prendendo male, ma gli dia tempo e dia tempo anche a se stessa. È tutto... è un incubo, un terribile incubo. La Bibbia dice che è una colpa quello che ha fatto Stewart. Ma è mio figlio e io sto per perderlo. Chiama Super Euro. Seguilo da Mobile Store al Palazzo Blu di Michelino, Torino, dove potrai passeggiare tra decine e decine di proposte di arredamento di grande qualità e convenienza. Ecco alcuni esempi: cucina, struttura ciliegio, frontali panna, completa di elettrodomestici, 2700 euro? No, 750 euro grazie a Super Euro. Camera ragazzi a punte, color ciliegio, con secondo letto estraibile, 790 euro? No, 390 euro, grazie a Super Euro. Soggiorno medio-basso, a 5 elementi, con vetrine in stile inglese, 800 euro? No, 345 euro, grazie a Super Euro. Da Mobile Store, al Palazzo Blu di Michelino, Torino, grazie a Super Euro, l'euro ha finalmente un valore. Annunci! Affari!
Case, motori, lavoro, amicizie. Da oggi per i tuoi annunci c'è Annunci e Affari, il giornale di annunci economici della tua zona. Incredibile, ma vero. Tutto si può trovare con Annunci e Affari. Cerca le due A nella tua edicola. Per la vostra pubblicità su E21 Network, Pammedia Pubblicità, 011 810 13 13. Trovano le lucertole. Si nascondono così gli uccelli non possono mangiarle. Beh, questa deve essere uscita a fare una passeggiata. La mia amica Katie dice che sembra che dormano perché si ubriacano di eucalipti. Quella malata è andata a trovare l'unicorno. Se andavamo a trovare l'unicorno, forse poteva farti star meglio. Alcune persone dicono che c'è un paradiso speciale per i bambini, ma questo non è giusto perché loro vogliono rimanere con la mamma e con il papà. Lo so che sei triste per Paul, ma anche la mia mamma è in cielo e si prenderà cura di lui, stai tranquilla. Coraggio, non aver paura. Jim mi ha detto che ha dei problemi con il sonno. Beh, sa com'è. Si preoccupa davvero troppo per tutti noi. Ed è anche molto tesa per Stewart. E allora? Beh, pensavo che ne potremmo parlare un po'. Potrai rispondere a qualche domanda. Ecco, mi tolgo una curiosità. Sarà sicuro per i miei nipotini venire ancora qua giù? Senta, non si deve preoccupare che il virus si trasferisca ad altri membri della famiglia. A causa del danno al sistema immunitario di Stewart, è lui che rischia di contrarre una grave infezione da loro. Voi dovete solo usare delle precauzioni. Beh, smetterà di vederli. Così non ci sarà più nessun problema. Con uno stile di vita consono e con l'aiuto di un farmaco, che è la ZT, Stewart può fare una vita normale per 2 o 3 anni. Ogni tensione creata dal conflitto all'interno della famiglia apprezzerà il decorso della malattia. Decorso? Ma quale decorso? Senta, dottore, sappiamo tutti e due che cos'è. Per quanto mi riguarda, sarebbe meglio fosse morto. E per chi non lo sapesse ancora, l'HIV è il virus che causa l'AIDS. Si sa ancora poco sull'AIDS. Come può esserne così sicuro, dottore? Perché sappiamo che l'HIV è un retrovirus. Ciò significa che è molto fragile al di fuori del corpo e che vive solamente per un periodo molto breve. Quello che il dottor Kuro sta dicendo è che il rischio dell'infezione HIV per gli inservienti, lo staff della cucina e per chi lavora in corsia è molto basso. Per esempio, siete 10 volte su 100 più a rischio di contrarre il virus dell'epatite B da un paziente infetto. E come sapete abbiamo assistito un numero altissimo di pazienti con l'epatite B, senza nessun problema per i membri del personale. Vorrei dire ancora una cosa. In questo ospedale
Siamo tutti tenuti a salvaguardare la dignità dei nostri pazienti, senza eccezioni. Chiunque essi siano. Lo scopo del nostro lavoro non è giudicare il paziente, ma è quello di garantire sempre la sicurezza e l'igiene. Quindi, signor Ross, la invito a lavarsi le mani regolarmente. Bene. Se non avete altre domande da fare... Vorreste passarlo in giro, per favore? Metto via questo e ti preparo da mangiare. Perché hai voluto parlare di me a dottor Elliot? Non riuscivi più a dormire. Con quante persone hai parlato di questa storia? Con nessuno. Come puoi pensare che l'abbia detto a qualcuno? Non riesco nemmeno a parlarne con Wendy. Se qualcuno dovesse scoprirlo, saremmo finiti in questa stupida città. Lo sai bene anche tu come crudele è la gente. Vic, secondo te cosa devo fare? Adesso ascoltami, ti prego. Abbiamo un figlio di cui non abbiamo saputo nulla perché non abbiamo mai parlato con lui di faccende personali. E quali faccende personali pensi che io voglia essere informato? Non c'è più niente di lui che mi riguardi. Sto parlando di quando era un ragazzo. Nessuno di noi ha parlato con lui. Nessuno di noi voleva parlare. Noi volevamo parlarti. Ah, va bene, biasimami per questo. Ma Wendy ha un bravo marito e anche due bellissimi bambini. E non c'è proprio niente che non vada in lei. Io non li ho mai trattati diversamente, quei due. A lei hai dimostrato un sacco di affetto. Ma io ricordo che quando Stuart aveva 8 anni non volevi più dargli il bacio della buonanotte. Oh no, gli uomini si stringono la mano, vero? Oh, io ho fatto del mio meglio, lo sai Dio. Io ho amato quel ragazzo. Avrei voluto fare molto di più per lui. Perché pensi mi sia sbudellato per far andare avanti questa fattoria? Lo so che era per i ragazzi. Poi lui ha scelto quel lavoro in città per poter giocare al cricket. L'avrei voluto sul campo con me, ma non l'ho fermato, l'ho anche incoraggiato. Bene, l'ha fatto. E adesso guarda cosa gli è successo. Vic. È nostro figlio. E sta morendo. Ora non è più figlio mio. Cookie ha telefonato all'ospedale. Stuart ha preso Lights. Beh, là è in buone mani. Ma Lights uccide, vero Shirley? Non è il caso di discuterne in questo posto, Bob. È un ragazzo così giovane, in salute. Chissà in che modo l'avrà preso, dalle donne o dalla ma droga. Ma che importa in che modo l'ha preso? E non si può combattere, vero? Accidenti, dove arriveremo? La capo infermiera Sloan ti spellerà vivo quando lo saprà. Non si discute mai, mai una diagnosi di un paziente o il suo stato di salute fuori dall'ospedale. Come si fa a tenere le riserve? Il personale ne avrà parlato in famiglia. Ma ti rendi conto di come si sentiranno i Richmond? Senta, non ho molta fame adesso, vado via. Tu adesso stai qui seduto e finisci il tuo pranzo. Credevo che fosse il sergente Gilroy. Ci sarà un giorno in cui qualcuno dirà: Matt Tyler, stavo cercando proprio te. Oh, ho fatto una cosa terribile. Ho sgridato le due bambine e adesso sono scappate via. Ho chiamato il sergente Gilroy e mi ha detto che arriverà subito. Ha dato un'occhiata intorno alla fattoria. Lo sa come sono fatti i ragazzi. Ho guardato dappertutto, le ho chiamate e richiamate. Ma con chi era Jessie? Questo è il problema. È con un'altra ragazzina che soffre di disturbi psicologici molto gravi. Signorina Watson. Oh, sergente, tutto è cominciato con il popcorn, tutto quell'olio caldo, ero così sconvolta. E si sono bruciate? No, ma le ho mandate fuori e adesso sono andate via. Dio sa dove saranno adesso. Bisognerà avvertire il dottor Kuros. Consideriamo prima i fatti. Jessie è una bambina sveglia. Probabilmente sono qui in giro. Se sono passate sotto lo steccato del parco nazionale, può essere successo di tutto. Su, si sieda, signorina Watson, e mi dica intanto da quanto tempo sono scappate. Sembra un secolo. Non le ho cercate per circa un'ora. Non me lo perdonerò mai. Non me lo perdonerò mai.
Ho visto un disegno dell'unicorno nel libro di Zia Esme. C'erano dei fiori intorno al suo collo e aveva dei bellissimi occhi blu. Sai, anche le sue corna erano strane, tutte piegate come le gambe delle sedie della nonna. Ricordi quando stavamo in piedi su una gamba e Poppy poi doveva incollarla?